Ciao ragazzi, in questo video vi mostro la costruzione del CMES, Cooling Manning Exhaust System, un sistema di scarico dell'aria calda per le GPU utilizzate per il crypto mining. Un altro progetto stravagante che mi è stato commissionato da un amico. Preciso subito che io non so niente di crypto mining, ma mi sono limitato a progettare il sistema CMS e a costruire la macchina. Per chi mi segue da un po', sa che questo canale gioca con tutto ciò che gli capita. Se non siete iscritti, date un'occhiata ai vecchi video e se vi garba, iscrivetevi ed attivate la campanella, perché pubblico 2-4 video al mese, quindi non vi disturbo con mille notifiche. Bene, iniziamo. Il sistema si compone di due elementi, un supporto scheda grafica ed un giunto. Tramite il giunto possiamo decidere la distanza tra le schede video. Tutti i pezzi devono essere stampati in ABS per via del calore a cui devono lavorare. I vari elementi vengono assemblati utilizzando del silicone e poi successivamente verranno fissati sull'asse di legno. Ottimizzare lo spazio per le 13 schede grafiche faccio due file, una da 7 elementi e l'altra da 6. Quindi preparo un giunto flessibile per collegarle insieme. Uso un pezzo di tubo di alluminio, diametro 10 cm. Anche in questo caso uso del silicone per il fissaggio dei raccordi stampati. Bene, procediamo all'assemblaggio della prima macchina. Iniziamo col fissare il CMES al pianale di uno scaffale. L'idea è di assemblare due macchine utilizzando una libreria di metallo, di quelle con le ruote. In pratica, due macchine una sopra l'altra, in maniera da avere un sistema compatto e facilmente spostabile. Ora montiamo la prima parte dello scaffale con le relative ruote. Procediamo poi col determinare l'altezza per posizionare il secondo pianale. E iniziamo a montare l'elettronica. Questi sono i supporti per agganciare la scheda madre. Cerchiamo qual è la posizione migliore per la scheda madre, in maniera che i vari cavi arrivino agevolmente a tutte le GPU. La fissiamo. E iniziamo a installare anche le varie schede video.
Finito il montaggio, facciamo un piccolo test di aspirazione. Che tanto, ecco qua. Vediamo che a GPU spente c'è una leggera aspirazione. In conclusione, la macchina ha funzionato per 4-5 mesi. E poi è stata spenta perché è diventata antieconomica dal punto di vista energetico. Per il periodo di funzionamento il sistema CMS ha funzionato senza problemi, non si è squagliato. Mi spiace, non ho fotografie da farvi vedere dell'installazione finale. Le avevo sul telefonino, ma in un incidente domestico l'ho spaccato e quindi ho perso tutto. Vabbè, capita. Per questo video è tutto. Mettete like o dislike. Ciao, al prossimo video.